è molto amico di una mia ex e frequentava casa mia, minando la mia mascolinità, perché se Trentalance entra in una casa dove c'è un uomo, l'altro uomo scompare immediatamente, esattamente come avviene nel film. E per Filippo Tini c'era già un'idea di soggetto che io sono andato a raccontargli, sono andato a vedere il suo spettacolo Favola con cui è ancora in tournée a teatro e ho capito che solo lui poteva essere così pazzo, così rock per interpretare Max, il porno divo, riuscendo ad essere vero, cioè, ed era difficile, non potevo prendere un bellone qualunque perché in genere i belloni italiani non Poi io hanno ero mai impegnato nessun nome. nell'altro ruolo, quindi non potevo. Ma comunque i belloni in genere non fanno sangue, insomma, non hanno non hanno la sessualità e Filippo ha questa caratteristica e sarebbe stato vero e divertente, insomma. Ogni mattina gli ricordavo, mi raccomando, questo non è un film d'autore, ricordati che puoi improvvisare, possiamo cazzeggiare, insomma, ne hanno fatti di tutti i colori nei Chuck. Volevo dire a lei, stia attento a prendere tanto in giro il film d'autore, perché anche lei sta diventando che si va a vedere un film di Brizzi, perché attenzione, che Lui è stiamo rischiando. No, ma infatti faccio un esempio poi di film d'autore nel film, perché in realtà secondo me i film d'autore sono tutti film e uno se li scrive e se li dirige, poi ognuno ha la sua cifra, insomma, quindi sono tutti film d'autore se lo scrive e te lo dirige. In realtà io mi cazzeggio su un genere di film d'autore. Che personalmente non mi diverte, però prendo in giro degli autori che invece mi piacciono tra gli autori perché io amo gli autori che abbiano un fortissimo segno, cioè non amo gli autori, i mezzi autori, quelli che tu dici è autore, però insomma non lo riconosco. Io amo quelli come Bellocchio che cito nel film, come Nanni Moretti, che vedi due inquadrature e sai che è un film loro. Secondo me gli autori dovrebbero essere tutti così, insomma, fortemente riconoscibili. Poi, insomma, era da tanto che non c'erano delle prese in giro dentro il cinema italiano, insomma. Adesso aspetto la risposta di qualche autore. Però voglio un film, non in un'intervista.